Il cacciatore. Anticipazioni seconda puntata, punto grande attesa per la prima puntata del cacciatore, che i più impazienti hanno visto in anteprima su Rai Play. Una nuova produzione firmata Cross Productions, che dopo il successo di Rocco Schiavone sembra pronta ad ottenere un altro ottimo successo con la serie televisiva, che vede protagonista Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone. La nuova fiction di Rai 2 è ambientata nella Sicilia degli anni 90, ed è ispirata alla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella. Dopo la prima puntata in molti già si chiedono, cosa succederà nella seconda puntata del cacciatore? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, un PM da marciapiede, Saverio si dovrà occupare delle indagini della sua prima indagine sul latitante, Nico Farinella, Giulio Veronica. L'entusiasmo del protagonista è notevole, ma dopo 8 mesi di lavoro ancora non vedrà i risultati sperati. Il cacciatore. Una svolta nelle indagini, punto a dare una svolta alle indagini sarà un omicidio. L'uomo assassinato, secondo una testimone, era insieme proprio a Nico Farinella. Nel frattempo Nunzio Scalera si presenterà da Bagarella, interpretato da David Coco, e Vincenzina, Roberta Caronia, cosa vorrà l'ex sicario di Bagarella. Nel secondo episodio, un giorno perfetto. Saverio riuscirà a rimettersi sulle tracce di Farinella, grazie all'aiuto del capitano Bonanno, Nicola Rignanese, e dei carabinieri. Riuscirà il protagonista a portare a termine questa indagine? Cosa altro succederà nella seconda puntata del cacciatore? Il cacciatore. Quando andrà in onda la seconda puntata? Punto di domanda, punto per sapere cosa succederà nella seconda puntata del cacciatore non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi 2 episodi della fiction con Francesco Montanari andranno in onda mercoledì 21 marzo alle 21:10 circa, sempre su Rai 2. I protagonisti della serie televisiva vi aspettano subito dopo quelli che il TG, programma condotto da Mia Ceran insieme a Luca e Paolo,